Bentornati qua su Football Manager 24 con il nostro Bari. Allora, veniamo da una serie di pareggi che non proprio sono il massimo. Quindi oggi vorrei cavare un po' questa pareggite che ci sta un po' penalizzando, perché facendo così Perugia, Spal stanno, diciamo, ci stanno recuperando. E non è una bella cosa, assolutamente no. Intanto siamo contro il Pisa, Pisa che sta undicesimo in classifica. Zefi purtroppo è un po' messo così, e su quella fascia io a questo punto punterei su Johnson, ok? Con Sayan, Johnson, Iliev, Lazetic, Martel, Schmidt, Corrado, Mele, Corbo, Marcelo. Zefi me lo porto in tribuna. Chi mi posso portare? Portiamoci il buon Orlando, perché un secondo portiere potrebbe sempre servire. Spero di no, però non si sa mai. Allora, contro il Pisa io mi aspetterei una vittoria, anche perché siamo in casa e sarebbe anche onestamente ora di portare a casa un bel risultato. Visto gli ultimi risultati, non so, cioè, guardate, condizione recente, 5 pareggi di fila. Io non so nemmeno cosa dire, personalmente non ho mai visto una roba del genere, personalmente non mi era mai capitato su FM di fare tipo 5 pareggi di fila. Quindi direi che è il momento di quantomeno svegliarsi e portare a casa una bella vittoria. Tra l'altro il Pisa ha in porta Adamonis, che lo ricordiamo molto bene, molto bene, che con noi era una pippa veramente clamorosa e contro di noi ha sempre fatto grandissime parate, grandissime prestazioni, non so il perché. Allora, noi staremo anche dominando nelle statistiche, però intanto non riusciamo a far gol, e il che mi preoccupa, anzi, cioè, no, cioè, il primo tiro no, vi scongiuro, bravo Corrado, con calma, giochiamola. Con calma, che la situa è delicata. Iliev, bellissimo, ma questo quanto è forte. Ha questi colpi di classe che sono veramente tanta roba. Qui ha fatto tanta roba, onestamente qui ha fatto veramente tanta roba. Ok, siamo in vantaggio. Comunque scusate la voce, ma sono con un mal di gola assurdo. Però, santo cielo, abbiamo appena segnato, raga. Abbiamo appena segnato da 4 minuti. Non si può, dai. Ma perché sempre così? Ma perché? Aspetta. Corrado. Vabbè. Il palo, mannaggia. Bravissimo Marcelo, però non basta. Bravo Lazetic, ottimo intervento. Iliev, Sayan, bella. No Lazetic. Ma no, era perfetto questo passaggio. Ma era perfetto. Ragazzi, onestamente sono un po' deluso. Posso dirlo? Stiamo facendo l'ennesimo pareggio e non mi soddisfa. Ok, non mi soddisfa per niente. Quindi vediamo cosa possiamo fare. Ok, sarebbe bello poter fare qualcosa di utile. Taiglie, bravissimo. Lazetic, bella la palla per Sayan. Sayan non sbaglia davanti alla porta. Non sbaglia. E il Bari torna in vantaggio. Ok. Ragazzi, dai. Dobbiamo veramente tenere questo vantaggio meritato. Per favore. E se possibile fare anche un 3-1. Non sarebbe male. Iliev. Sayan.
Sayan. No, troppo. La parata? Ma come la parata? Ma stiamo a scherzare? La parata. Corbo. No, un'altra parata. Adamonis, proprio ora ha imparato a parare. Solo contro di noi impara a parare questo, eh. Solo contro di noi. È incredibile. Sembra che lo faccia apposta. Aspetta questa partita ogni anno per parare. Ma vabbè, ma cos'è? Hai capito Schmidt? Ma hai capito Schmidt che mina che ha tirato? Sembrava Cristiano Ronaldo ai tempi d'oro. Porca miseria! Porca miseria, che botta! Clamorosa! Veramente clamorosa! Non me l'aspettavo, onestamente. Aspettavo tutto, ma questa botta clamorosa non me l'aspettavo. Tra l'altro, in Pisa c'ha pure Nicolussi Caviglia. Ora in forza nella vita reale alla Juventus. Però, bravo Brazzao. Ottima parata. Mica può parare solo Adamonis, per favore. Ma anche un po' Brazzao. Sarebbe un pochino più forte sulla carta. Leggermente. Ripartiamo. Ripartiamo, Sayan. Vai, Sayan. Facci godere, Sayan. Bellissima la palla, però. Però Johnson di testa sappiamo che non ci può arrivare molto facilmente. Martel. No, ancora Adamonis. Ma basta, ma basta. Ma basta con questa storia. Corrado. No. Lazzi spara alto di testa. La stiamo ben controllando, secondo me. Veramente ben controllando. Io loderei la squadra perché sta giocando molto bene. Vorrei fare dei cambi, ma stanno tutti bene. Iliev. Johnson, bellissimo la finta. No, ancora Adamonis. Questa era facile, però, dai. Questa era abbastanza semplice. Il nostro giocatore non ha ben colpito e vabbè. Riproviamoci. Marcelo. 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 Fino in fondo, bellissimo il cross. Oh, mo ti riconosco. Mo ti riconosco, Adamonis. Mo ti riconosco. Ma poi come fa a essere fuori gioco? Scusatemi, eh. Ah, ecco, no, perché se era fuori gioco c'era qualcosa che non andava. Oh, guardate che bella, che bello, mo lo riconosco. Finalmente Adamonis si è fatto conoscere per quello che è. E beh, era ora, eh. Allora, mettiamo Aguilera. Tanto adesso siamo sul 4-1, non sono molto preoccupato. Luis Guilherme per Lazetic, voglio provare. Zanoli per Corrado. Jim per Schmidt. Poi. Pagano per no, incontrista non può farlo. L'esterno? L'esterno a posto di Sayan. Giusto per fare un po' di turnover, non per far nient'altro, anche perché sul 4-1 mi sento abbastanza tranquillo al 75esimo. Martel, buona l'apertura per Corbo. Corbo si gira. Mannaggia tutto, mannaggia. Mannaggia tutto, poteva esserci il gol di Luis Guglielmi che sarebbe stato veramente interessante, ma purtroppo non è avvenuto. Ok. Allora, 4-1, finalmente riconosco il nostro Bari, quello dei tanti gol. Finalmente, dopo un periodo di pareggi, si torna alla vittoria, tra l'altro molto, molto meritatamente, a mio parere. Comunque, oh, faccio una fatica con questa voce che non avete un'idea. Mi sto uccidendo. Cioè, vabbè, comunque, Iliev migliore nella vittoria. Oh, il Bari si riprende, finalmente. Chi è questo qui? Ma, non mi sembra sto granché. Nuovo record degli invincibili del Bari. 24 partite senza sconfitte. Cioè, praticamente abbiamo fatto tutta la stagione senza perdere. Me coglioni. Cioè, se non fosse per i troppi pareggi, potremmo fare tipo un record, no?
Però troppi pareggi, la vedo complessa. Cherubini sta crescendo, ma sta anche calando in alcune cose. Però c'è da dire che è un'ala molto interessante. Molto, molto interessante. Tra 6 giorni abbiamo il Perugia, che è secondo in classifica dietro di noi, quindi sarebbe importante portarla a casa. Sarebbe molto importante. Sì, questo non ci viene neanche per sbaglio. Andrea Lucchi, 44 milioni. Sì, certo. Forse fra 5 anni. Johnson, nella formazione della settimana abbiamo Johnson e Iliev. Ferri fuori per un mese. Mannaggia, mannaggia Ferri. Mannaggia Ferri, mannaggia Ferri. Mannaggia Ferri. E qui abbiamo cose intriganti. Chakra Traoré costa veramente poco. Costa veramente poco. E potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante. Sì. Vediamo se riusciamo a prenderlo a meno, onestamente. No, non ci siamo. Non ci siamo. Cioè, lo pagheremo 380.000. Per il momento andiamo avanti, che mi sembra intrigante. Poi c'è Marek, questo centravanti che è molto forte, onestamente. Però lì in realtà siamo a posto. Però anche è anche vero che è molto forte. Potremmo mandarlo in prestito. Proverebbe a fare la stella. Cioè, verrebbe a fare la stella. Intanto concludo, ma non lo so. Devo pensarci bene. Traoré è molto interessato. Però viene. Vuole un fracco di soldi. Ci potrebbe stare? Ci potrebbe stare? Non lo so. Non lo so. Non ne ho idea, onestamente, perché vorrei rinforzarmi, ma ho paura di aver dopo troppi giocatori e non voglio avere la squadra troppo piena, onestamente. Zefi è tornato. E questa è un'ottima notizia, seppur Johnson non abbia sfigurato, anzi, non so se sia già pronto per giocare. In realtà sì, è già pronto per giocare. E anche gli altri mi sembrano tutti pronti. Mi porto comunque Johnson in panchina perché serve, assolutamente, per Jovic. Mettiamolo qua. Ok. Allora. A questo punto abbiamo una sfida molto importante con la seconda in classifica. E qui, secondo me, si potrà decidere tanto della stagione. Perché, insomma, dovessimo vincere, potremmo andare a più 8. Dovessimo perdere, andremo a più 2. Dovessimo pareggiare, rimarrebbe tutto invariato, con il rischio però che la SPAL possa avvicinarsi. Quindi sarebbe importante portarla a casa. Molto importante. Ma perché? Ma perché, Zefi? Ma sei appena tornato. Ma sei appena tornato. Ma io veramente non ho parole. Non ho parole. Ma io non ho parole. Cioè, veramente non ho parole. Ma perché? Ma perché?
Ma perché? Ma perché? Ma perché? Cioè, tu dimmi il senso di questa entrata, che ci può portare a perdere un grosso vantaggio sul Perugia. È in 10 tosta contro la seconda. Fosse contro l'ultima, direi, vabbè, dai, si può fare in qualche modo, però contro la seconda è tosta. No, Saiyan, no! Era un tiro meraviglioso. Era un tiro meraviglioso. Iliev. Dai, forza e coraggio, ragazzi. Si può fare il miracolo. Si può fare il miracolo. Certo, bisogna avere un po' di fortuna, un po' di cattiveria, però si può fare. Non la cattiveria di Zefi, ovviamente, però comunque Zefi, questa la paga grosso, la paga caro. La paga caro. Una bella multa non gliela cava nessuno. Non gliela cava. Mannaggia Lazetic, mannaggia. Staremo anche giocando bene in realtà, però essendo in 10 sono molto preoccupato. Molto preoccupato, è normale, è normale. Seppur le statistiche siano incredibilmente dalla nostra parte, perché non mi aspettavo fossero così buone. Onestamente, essendo in 10 non me l'aspettavo. E invece devo dire che stiamo gestendo bene la partita. Contento, il pareggio onestamente ci andrebbe anche abbastanza bene vista la situa, però scusate, ma non ce la posso fare. Brazao, che intervento meraviglioso, che intervento meraviglioso di Brazao. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Veramente. No, ma no! Ma che c'entra? Ma scusate. Ha preso la palla. Ma ha preso la palla. No, no, io non ci sto. Ma ha preso la palla. Si è visto benissimo. Oh. Ma scusate, ma era palla. Vabbè, io no. Mamma mia, Johnson, cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto, Johnson? Ma cosa hai fatto? Ma io boh. Ah, Johnson, che stai a fa? Stai impazzendo? Sta svalvolando, Johnson. Sta svalvolando malamente. Così a caso poi, eh. Che fatica oggi. Però, ragazzi, cioè, guarda questi, guarda questi. Stanno perdendo tutti i rimpalli e tutte le palle vanno a loro. Di default, è incredibile. Qualsiasi cosa succeda, la palla ce l'ha loro. A Johnson, basta, basta, eh. Però. E sono tre. E sono tre, eh. Oh, finalmente un passaggio fatto bene. A rigore anche per me. E beh, se quell'altro. Cioè, scusatemi, eh. Se quell'altro è a rigore, pure questo è rigore. Di base. Dai. Facciamo i seri. Ecco, bravi. Facciamo i seri. Lazetic, vai. Ti prego. Ti scongiuro. Bravissimo, bravissimo, dai. E sono 23, 23. Ok. Purtroppo sto come sto. Però ci siamo. Anche il pareggio, onestamente, per come sta andando, sarebbe accettato, eh. Non facciamo gli schizzinosi. Oggi no, non possiamo. Però. Però raga, cioè era da solo, era da solo. Cioè, io ho capito che siamo in 10, però siamo in 10 non in difesa, ma in attacco.
Mettiamo Cortinovis. E Schmidt è stanco. Ci buttiamo Jim. Pure Sayan è stanco, ma non c'ho grossi cambi. Colombo, è il tuo momento. Dimostrami che puoi fare tanta roba. Ti prego, dimostramelo, ho bisogno. Ma perché Aguilera? Vabbè, anche perché sì, che ci metto in effetti. Che ci posso mettere a posto? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Zefi si è fatto buttare fuori, Johnson è già entrato per Zefi. Di conseguenza, Jim, 91esimo, attenzione. Johnson! Johnson! Non ci si crede! Non ci si crede! Un pareggio all'ultimo in 10 contro la seconda in classifica. Con Johnson che l'ho tipo offeso tantissimo in questa partita, però è riuscito a trovare il gol del pareggio. Che va benissimo così, eh. Raga, raga. È un pareggio che è oro, è oro. È oro per come eravamo messi. È oro. E teniamo a 5 punti il Perugia e a 6 la Spal. Cosa più importante, la Spal non ci ha recuperato. Benissimo. Allora, di base, no, non questa azione qua. Volevo vedere un po' cosa sarebbe previsto. Allora, intanto, multa. Visto che non giochi contro il Verona, multa. Una settimana di stipendio perché non giochi, di conseguenza una partita persa per una tua cavolata, quindi mo ti arrangi. Bravo, ha ammesso di meritare una multa e ci mancherebbe. Che cavolo, ha fatto un intervento da criminale. Al 18° minuto fai questi interventi, cioè dai, non c'ha senso, non c'ha veramente senso. Allora, Manuel De Luca non mi sembra. No. Non mi sembra. E sto Sosa. Ma costa troppo. Che ci faccio con Sosa io? Cioè, mi costa una fracca. È forte, eh. Perché è molto forte. Però è in lista prestito, scusatemi, eh. Voglio un 20%. Oh, raga. Cioè. Però ora non ci serve, ragazzi. No, no, no. Che sto a fa? Che sto a fa? Che sto a fa? Non ci serve perché tanto. Se ha messi bene, la squadra è completa. Verrebbe per quest'anno in prestito. Massimo, ci potrebbe servire nel caso il prossimo anno. Se proprio, ma Jovic sta crescendo tanto, eh. Jovic sta veramente crescendo tantissimo. Jovic, bo il buon Jovic. Chissà, chissà. Pure Sala, Salvatore Sala, molto deciso, determinato. Pure Sala. Pure Sala, Traoré in procinto di firmare. Ragazzi. Io Traoré me lo compro lì, eh. Andiamo, andiamo. Chakra Traoré è arrivato. È arrivato qua a Bari. Sala ammalato, manda a casa. Prima che contagi tutta la squadra. Che non sarebbe una gran bella cosa. E meglio di no perché. Pure Marek ha firmato, raga. Pure Marek ha firmato. Questo ha cercato il City, il PSG, la Roma, il Napoli. Cioè, nel senso. Vuol dire che. È uno interessante, eh. Accetta pure Marek. Marek comincerà a studiare. Bravo, bravo. Tu studia che poi arrivi pronto per andare in prestito. Perché c'è Lazetic, titolare al momento. Poi non lo so, però bisogna vedere Marek come arriverà. Tanto
Allora, intanto Zefi è infortunato e ci buttiamo Johnson a questo punto. Perché Johnson ha la maglia sbiadita? Non lo so. Gli altri vanno bene. Zefi va in tribuna per Jovic. E basta. La squadra c'è. Anche se sto Salvatore Sala non sta giocando, però meriterebbe più spazio. Onestamente, visto la sua recente crescita molto buona. Comunque, abbiamo il Verona, squadra sulla carta forte, forte, però siamo in casa, quindi abbiamo quella carica in più dei tifosi che ci potrà aiutare, forse. Corrado, cerchiamo di partire subito bene. Bravissimi. No, no, Sayan, no, ma porca miseria! Cioè, Lazetic il palo poteva accettarlo. Ma il buon Sayan che a porta libera mi tira fuori da pochi metri, anche no. Non posso accettarlo. E dai su. Porca miseria, però. Cioè. Lì bisognava far gol, eh. Era abbastanza facile. Iliev. No, vabbè, ha preso una palla sto portiere che era veramente ben tirata e ben angolata. Peccato, peccato, peccato. Però stiamo dominando, il che è giusto, è cosa buona e giusta. E sarebbe anche bello passare in vantaggio. A una certa, poi non so, quando volete. Con calma. Iliev, bravissimo per Corbo. Corrado, no, Corrado, la palla va fuori, ma di poco, stiamo giocando molto bene, molto bene. Marcelo, Marcelo, no, vabbè, ma allora l'ho fatta apposta, cioè, ditelo, ditelo che l'ho fatta apposta, un palo, una traversa. Alla certa basta, dai. Iliev. No, ma cosa ha preso? Ma cosa ha preso questo? Ma chi c'ha in porta? Chi è l'erede di Buffon? Ah, basta Guidotti però, eh. Sto Simone Guidotti mi sta veramente spaccando tantissimo quello che non si può pronunciare perché. Dai. Punizione. Ancora Iliev ci proverà. Non c'è modo, non c'è modo, non c'è modo, non c'è modo. Bravissimo Lazetic. Cosa? Fuori gioco? Sarà. Non me ne ero accorto, però. Può essere tutto, per carità. Può essere tutto. Mele! No! Ma poi perché Mele l'ha presa di testa? E la tirata nell'unico punto dove era il portiere, mentre dove c'era il portiere. No, cioè, perché? Amareggiato. Sì, perché a netto dei 16 tiri contro uno si aspetterebbe un vantaggio. E Corbo di rovesciata, mo cadeva il mondo. Però a netto di tutti questi tiri uno si aspetterebbe 1-0, 2-0, non 0-0. Ecco. Ecco perché sono amareggiato. Mit. Bella per Sayan. Sayan! Finalmente il gol del vantaggio strameritato. Era da tempo che era nell'aria questo gol, ma che non riuscivamo. Tutto grazie a Schmidt. Qui il portiere ha fatto una mossa inspiegabile. Cioè un tiro di Sayan che non è che fosse sto granché, eh. Onestamente, il portiere se l'è veramente dormita tantissimo e lo ringrazio perché dopo tutte le parate che ha fatto incredibili ci stava. Niente, Iliev infortunato e io faccio la scelta che non vi aspettavate. Fiducia a Jovic. Ebbene sì, è molto cresciuto, è giusto dargli fiducia, dargli un po' di spazio.
e quindi me la sento calda. Speriamo che sia così. Speriamo che ci possa non far pentire di questa scelta. Corrado. La palla è ancora lì. Schmidt. Corrado. Corrado! Primo gol della stagione per Nicolò Corrado. Ed è un gol molto importante. È contro il Verona che non sta molto distante dalla zona dei primi posti. Quindi è un gol veramente importantissimo. Veramente importantissimo. Calcio d'angolo, Corrado. Ancora Schmidt. Oggi totale, totale. Oggi ragazzi Schmidt ha fatto una partita che da 10 in pagella. Cortinovis, Johnson è già entrato. Cortinovis. Mettiamo pure il buon Colombo. Mettiamo Schmidt, lo facciamo uscire. Mettiamoci Valls. E ci buttiamo il buon Salvatore Sala. Facciamolo un po' giocare questo ragazzo che sta dimostrando tanto in allenamento e voglio premiarlo con un po' di minutaggio in partita. Penso che sia giusto, onestamente, dargli un po' di spazio. Non tantissimo, però. Subito Sala per Cortinovis, che però la passa a Ghidotti. Poteva fare decisamente meglio di per lì, però. Jovic, buona la palla per Johnson. Johnson con calma, bravissimo per Martel. Valz, vede Cortinovis. Cortinovis, terza rete della stagione. E l'abbiamo ufficialmente chiusa, se c'era qualche dubbio. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Oggi devo dire ottimi episodi, due vittorie e un pareggio che vale come una vittoria perché eravamo in 10 contro la seconda in classifica e siamo a più 7 con questa vittoria e più 8 dalla SPAL. Molto ma molto bene, bravo Corrado, bravo Corrado, giocatore molto importante ed è in scadenza, no? È in scadenza. Quindi possiamo provare a fare un po' di trattativa, perché lo vorrei rinnovare. Facciamo così, caliamo un po' tutte le pretese. Allora, 3 anni, io voglio fare 4 anni. 4 anni così va bene? Va benissimo, 4 anni. Oh! E anche Corrado l'abbiamo blindato per i prossimi 4 anni, a meno che non vorremmo venderlo. Ma Mercuri perché tipo è sporco in faccia? Perché non sembrano per niente come si chiamano? Oddio, non mi viene in mente il termine, però non sembrano quelle, ecco. No, assolutamente no, sembra sporco di fango. Non è che in realtà Mercuri nel tempo libero va a spalare, non so, va a fa il muratore. Allora, Saiyan virus. Mannaggia Saiyan, prima gli infortuni. Mo il virus pure, però, amico mio. Cioè, allora, Corrado, Schmidt e Saiyan. Saiyan che mancherà per tanto tempo. 2 settimane sono tante. Sono veramente tante. Corrado firma il nuovo contratto. Johnson, beh, in effetti 9 presenze, 6 gol, 3 assist o 17. Forse 17 in totale. Ah, da titolare 9, 17 da sostituto. 6 gol, 3 assist, è molto buono. Corbo ammalato, anche lui. Ma basta, ma che è? È bello che gli manda a casa per non far ammalare gli altri, ma tutti si stanno ammalando. Allora, ditelo che lo fate apposta, cioè di contagiata vicenda, per non giocare, perché se non avete voglia di giocare e dico vabbè, me ne faccio una ragione quantomeno. Il Bari è favorito, ecco, l'ha detto, l'ha detto.
L'ha detto, ragazzi, io per il momento mi fermo. Volevo vedere un attimo una cosa. Chi è che è in scadenza? Da dove lo vedo, scusate? No, come si fa a vedere chi è in scadenza? Scusatemi. Trasferimento. No, non, no. Stato giocatore. Lunga scadenza? No. Quindi sala in scadenza. Onestamente, il buon Sala non gioca mai. Non è un problema. Vasco Valls è in scadenza. Lui onestamente me lo vorrei tenere. Attiva sta clausola di rinnovo. Pure Cortinovis. Nuovo contrattino. Ah, Cortinovis, dovrei un po' accontentarti però qua. Corto, c'ho questi io, Ok, si è abbassato un po' lo stipendio. Va bene, va bene, va bene. Va bene, però adesso cavo questo, se no poi dopo non. Ok, facciamo così. Bene, ragazzi, io direi che con questi rinnovi ultimati possiamo salutarci e beccarci al prossimo episodio che avremo Parma, Padova e Venezia. Tra l'altro, a breve finiremo anche la stagione perché ci mancheranno tipo 11 partite, 12 partite, insomma. No, 12. Quindi 4 episodi e finiamo la stagione, se non anche di meno, in base a quanti punti abbiamo in più. Ovviamente non facciamo quelle partite, così risparmiamo un po' di tempo. Io non ce la faccio più con la voce, vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.